Mercato di Tre Ponti, di quanto siamo in ritardo rispetto al cronoprogramma? Per il mercato dei Tre Ponti siamo in ritardo per la consegna promessa di 2 anni circa. E perché? Che cosa è successo? I motivi addotti dall'amministrazione attuale sono sostanzialmente quelli del Covid e di problematiche sopravvenute durante la lavorazione stessa del cantiere. Problematiche di che tipo? Avete chiesto dei chiarimenti? Le risposte sono sempre state molto vaghe, diciamo che si sono appellati soprattutto alla mancanza di personale per il problema Covid e hanno cercato di buttarla sempre lì. Ora come siamo messi? Siamo in dirittura finale e questo crea dei grossi problemi di viabilità soprattutto e di sofferenza dei negozi che sono rimasti pochi in verità, che sono rimasti qua attorno perché la circolazione è completamente bloccata per almeno 10 giorni. Suppongo che l'accelerazione improvvisa e quindi la chiusura ovvia, direi, perché faccio una premessa, io non ho nulla da dire contro ciò che sta facendo la mobilità perché lo sta facendo per la sicurezza dei cittadini. E ovviamente lo sta facendo perché le è stato comunicato dall'amministrazione. Il problema è che se avessero rispettato i tempi e se le cose fossero state fatte gradualmente, non avrebbero dovuto chiudere totalmente per almeno 10 giorni, creando le problematiche di cui abbiamo parlato. Un municipio che ha avuto qualche problema, a cominciare dal commissariamento, poi è arrivato il nuovo presidente Michele Colnaghi. Ecco, che cosa ci sarebbe ancora da fare per i prossimi 5 anni? In sospeso sono rimaste chiaramente moltissime cose perché in 1 anno e mezzo di tempo non abbiamo certo potuto fare quello che ci siamo prefissi di fare, soprattutto nei 4 anni, perché noi siamo partiti 1 anno dopo come municipio centro-ovest. Molto è stato fatto e vorrei sottolineare soltanto una cosa che a me piace moltissimo perché viene senza dubbio dal presidente Colnaghi voluta sin dall'inizio. Ringrazio anche l'assessore Picciocchi che ha collaborato fattivamente a questo ed è il ripristino della fontana di Villa Scassi rimasta inattiva per quasi 30 anni. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per dare più vivibilità parlando di marciapiedi, parlando di strade, parlando della quotidianità di un quartiere. Certo è che l'amministrazione comunale in questo non ci ha aiutato e più ci avviciniamo alle elezioni e meno ci sta aiutando. Quello che ci prefiggiamo, se continueremo questa, amo chiamarla avventura perché è partita come un'avventura molto stimolante e molto gratificante, è riuscire a fare tutto ciò che ci siamo prefissi, perlomeno nel piano triennale che abbiamo approvato. Ascensore di Villa Scassi, visto da fuori sembra un'astronave, nella realtà è un rottame che non funziona mai, quali soluzioni? Le soluzioni dovremo cercarle nella prossima amministrazione. Abbiamo provato a risolvere in questo scampolo di amministrazione, ahimè non ci siamo riusciti perché purtroppo non siamo riusciti a fare tutto ciò che ci eravamo prefissi. Chiaramente questa è una delle priorità del prossimo ciclo. Scalinata dei Landi dissestata, un quartiere con tante persone anziane, c'è il rischio che qualcuno si faccia male? Via dei Landi, Scalinata dei Landi, qui è una cosa che mi ha lasciato veramente esterrefatto. È da febbraio che l'attuale giunta, io come delegato alle manutenzioni edili e il presidente Colnaghi e diversi consiglieri abbiamo segnalato perché è in condizioni pietose ed è in condizioni veramente pericolose per chi la frequenta, soprattutto perché è frequentata da moltissime persone anziane. Il problema deriva da una perdita di un privato, non si è ancora stabilito chi sia questo privato e c'è lo sprofondamento di una parte della scalinata. Nonostante questo abbiamo continuato a reiterare le nostre richieste perché personalmente ritengo che in caso di danno di un privato ad una collettività pubblica l'amministrazione debba prima intervenire e poi farsi risarcire dal privato e non viceversa. Detto questo c'è stata anche un'interpellanza in consiglio alla quale l'altro ieri, il 10 maggio, c'è stata una risposta. L'assessorato della manutenzione
ci risponde che Aster ha comunicato che la scalinata è stata ripristinata. Benissimo, cosa veramente interessante. Fortunatamente, prima di comunicarlo ai cittadini che mi avevano tempestato di richieste, ho fatto un sopralluogo mezz'ora fa. Sono rimasto esterrefatto, scalinata identica a 4 mesi fa, l'ho documentato con fotografie. A questo punto mi viene il dubbio che la mail mi sia arrivata da Scherzi a parte, invece che da Aster Lavori e Ambiente.